Amici di Wick Web, benvenuti a questa nuova puntata. Partiamo subito ad analizzare quelli che sono stati i fatti principali della settimana e ovviamente è stata una settimana intensa sotto il profilo politico. Parliamo ovviamente di temi nazionali con il nuovo governo che si è insediato dopo la fiducia. E primi provvedimenti, prime anche polemiche, lo vedremo anche dalle pagine dei quotidiani online. Iniziamo appunto con il quotidiano online Corriere.it, il sito internet del Corriere della Sera. E parliamo anche subito, velocemente, anche di quello che è stata una delle prime polemiche, quella relativa al discorso anticorruzione, Cantone che replica Conte al Premier, io tranquillo, l'incarico scade nel 2020, e questo anche perché l'autorità era stata chiamata in causa dal Premier e durante l'intervento alla Camera, risultati inferiori alle aspettative. E poi le polemiche con il fuori onda Conte Di Maio e la gaffe su Piersanti Mattarella, ripresa anche in questo caso da Corriere.it. Con ovviamente le polemiche che ha scaturito. Commercio Di Maio, IVA non aumenterà, questa è la promessa di Di Maio, e sull'evasione invertire onere della prova. E ci sono anche reazioni sulla legge del conflitto di interessi, quella di Pier Silvio Berlusconi. Ben venga la legge, dice Pier Silvio Berlusconi, il vicepresidente di Mediaset, se riguarda tutti. E poi a proposito dei temi economici, flat tax o dual tax, ecco chi ci guadagna con 100.000 euro risparmiati fino a 16.000, favoriti single e separati. Poi si spiega su Corriere.it come funziona. Repubblica.it, anche in questo caso si parla dei temi politici, della polemica tra Cantone e Conte. Cantone vede Toninelli e risponde a Conte: mio incarico scade nel 2020. E questa è ancora una risposta, e qui si mette in evidenza come Cantone possa pagare la nomina del Partito Democratico. E altro caso ripreso che viene da Bologna ed è ripreso appunto da Repubblica.it, consigliera lascia il Movimento 5 Stelle, l'alleanza con la Lega è un tradimento, Dora Palumbo si è così dimessa e dice anche la casta siete voi. Ma ritorniamo ai temi strettamente politici, ai primi provvedimenti del governo, Di Maio ai commercianti, l'IVA non aumenterà, anche qui tema dell'IVA e tema dell'evasione fiscale, invertiremo l'onere della prova. E passiamo anche a Messaggero.it, il sito internet del Corriere del Messaggero. Anche qui si parla dei temi economici, Di Maio l'IVA non aumenterà, NATO non saremo supini, quindi si parla anche di altri temi, oltre a quello di Cantone che ha risposto a Conte, il mio incarico scade nel 2020. Anche qua flat tax si spiega come funziona con le due aliquote al 15 al 20% e vengono premiati così i redditi più alti. Poi il famoso fuori onda che è ripreso da Messaggero e Di Maio che dice a Conte praticamente, almeno si fa riferimento alla polemica e quello che deve dire Conte, quello che non deve dire, Di Maio dice no, lo gela, e queste le parole di Messaggero.it, insomma una polemica che ovviamente poi lascerà il tempo che trova perché il governo si parlerà al governo soprattutto per i suoi provvedimenti. E poi si parla di cronaca su Messaggero.it, sulla prima pagina del Messaggero l'omicidio del cittadino extracomunitario, fermato l'assassino, e siamo a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. I carabinieri dicono ucciso per vendetta, e qui anche c'è nel dettaglio il 43enne italiano Antonio Pontorello, di 43 anni, di San Calogero, che è indagato appunto per l'omicidio. Di questo ci siamo occupati anche noi, e andiamo quindi a vedere il servizio, è andato in onda su Calabria News 24. Non hanno aspettato i risultati degli esami irripetibili effettuati dal RIS di Messina e neanche quelli dell'autopsia sul corpo di Soumaila Sakho, il migrante ucciso nelle campagne di San Calogero sabato sera mentre stava raccogliendo delle lamiere nella vecchia fornace La Tranquilla. I carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito un fermo d'indizio di reato emesso dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia nei confronti di Antonio Pontoriero, l'uomo che ieri aveva ricevuto l'avviso di garanzia per permettergli di nominare sia l'avvocato che i periti di parte. L'annuncio questa mattina da parte del comandante provinciale dell'Arma in conferenza stampa. La chiave sotto il profilo investigativo, la chiave di volta del risultato di oggi è stato l'intervento immediato da parte della tenenza di Rosarno la sera dell'omicidio, in Rosarno in provincia di Reggio Calabria, della stazione di San Calogero di Vibo Valentia, che hanno consentito di fissare gli elementi essenziali per sviluppare successivamente le indagini. Quali sono gli elementi che vi hanno portato ad effettuare l'arresto proprio stamattina? Sicuramente le dichiarazioni
informazioni date dalle vittime e gli accertamenti che ci hanno consentito di intervenire nell'immediato sul luogo dell'omicidio di questo giovane sfortunato. C'è stato un precedente episodio di segnalazione, è capitato che la stazione di San Calogero sia stata chiamata per segnalare dei prelievi di materiale dalla fabbrica in disuso. E la conoscenza da parte dei carabinieri di San Calogero della zona e delle persone che hanno attivato l'arma ha consentito quindi di indirizzare fin da subito le indagini. Possibile movente? Il movente è il continuo prelievo da parte soggetti del materiale dall'ex fornace. Le indagini sono ancora in corso e dirette dalla Procura di Vibo Valentia e aspettiamo le risultanze degli accertamenti tecnico-scientifici del RIS di Messina. Purtroppo in settimana in Calabria c'è stato anche un altro omicidio a Villa Piana. In questo caso non si tratta di un cittadino extracomunitario, ma di un presunto boss di 'Ndrangheta. La vittima si chiama Leonardo Portoraro, lo vediamo anche sulle pagine del nostro sito calabrenews24.it e anche in questo caso andiamo a vedere il servizio con l'intervista al procuratore Eugenio Facciola. Un ristoratore di 63 anni, Leonardo Portoraro, originario di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, è stato ucciso a colpi di mitra mercoledì mattina. Sono due le persone che avrebbero agito, tra questi il presunto killer, che incappucciati avrebbero freddato l'uomo presso il suo ristorante Tentazioni a Villa Piana. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri di Corigliano. Il 63enne era un boss dell'Ndrangheta della Sibaritide. Gli inquirenti, da una prima ricostruzione dei fatti, avrebbero stabilito che un'autovettura con a bordo almeno due persone si sarebbe avvicinata a Leonardo Portoraro, nei confronti del quale sarebbero stati esplosi dei colpi di mitra. Oltre una trentina i bossoli rinvenuti. Per capire chi era Leonardo Portoraro bisogna ritornare indietro negli anni Ottanta, quando in quel periodo era considerato un elemento di spicco dell'Ndrangheta della Sibaritide appartenente al clan Cirillo. Già nel 1992 un fratello del boss, Giovanni, venne ucciso all'età di 34 anni in un agguato a Cassano allo Ionio nell'ambito della guerra di mafia tra le cosche della zona. L'uomo da circa 4 anni era ritornato in libertà, come ha dichiarato in una dichiarazione telefonica il capo della Procura della Repubblica di Castro Villari, il dottor Eugenio Facciola, il quale ci ha anche dichiarato che il caso è stato affidato, come giusto che sia, alla DDA di Catanzaro. L'omicidio lo sta seguendo la DDA. Appena mi hanno informato, ho tempestivamente informato a mia volta la collega Gratteri, perché insomma, il soggetto è un soggetto almeno arcinoto non solo per me, ma voglio dire, anche dalle recenti vicende giudiziarie più o meno recenti che ci sono state in questi vent'anni. Sì. Ultima, mi pare in ordine di tempo il processo Galassia. Ma sì, Galassia, però anche perché poi è stato in detenzione, credo, ininterrottamente dal 1994-95 in poi. La prima operazione della DDA di Catanzaro era Portoraro Leonardo più altri, sì. È venuta proprio presso il processo che fu celebrato per suicidio della Tribunale di Castrovillari e venne condannato in primo grado, poi in appello, Cassazione, quindi e lì rispondeva a ricordo di associazione mafiosa, estorsione e altri reati di questo tipo, e poi ci furono altre vicende giudiziarie collegate all'operazione Galassia. Lasciamo la pagina della cronaca per andare a vedere quello che accadrà nel prossimo fine settimana, perché nel prossimo fine settimana si torna a votare. Si torna a votare questa volta per il rinnovo di diversi consigli comunali in tutta Italia. Per la verità anche si rinnovano anche due consigli regionali. E dicevamo, si vota in tutta Italia, anche in Calabria. Nel prossimo servizio noi andiamo a vedere quelli che sono un po' i numeri di questa tornata elettorale. Domenica prossima in tutta Italia si torna al voto, ma questa volta si vota per il rinnovo dei diversi consigli comunali e di due consigli regionali. Per quanto concerne le regioni, al voto andranno le due isole Sicilia e Sardegna. I comuni invece che eleggeranno il nuovo primo cittadino e il consiglio sono in tutto 761. Fra questi 109 superano la soglia dei 15.000 abitanti, per i quali quindi è previsto un eventuale secondo turno domenica 24 giugno. 20 invece sono i capoluoghi di provincia. In totale, in tutto il paese,
saranno oltre 6.700.000 gli elettori. In Calabria poi sono 49 i comuni che andranno al voto, nessuno oltre 15.000 abitanti, quindi in nessun caso è previsto alcun turno di ballottaggio. 16 i comuni in provincia di Cosenza, 4 nel Crotonese, 12 in provincia di Catanzaro, 6 nel Vibonese e 11 in provincia di Reggio. All'appello manca San Luca, nel comune del Regino, non si elegge un sindaco dal 2013. Vedremo se la scelta di Klaus Davi e la sua richiesta di proroga andranno a buon fine. Chiudiamo con lo sport e precisamente con il calcio per parlare non di un tema calcistico vero e proprio, ma andiamo a parlare di una questione, la vicenda Stadio Crotone. Perché lo ricorderete, 2 anni fa il nuovo stadio, al centro di numerose polemiche, perché comunque lo stadio di Tsushida sorge in area archeologica, adesso le prescrizioni della soprintendenza potrebbero, ovviamente c'è l'idea di costruire lo stadio altrove a Crotone, ma potrebbero addirittura mettere a rischio lo svolgimento nello stadio Tsushida del prossimo campionato di Serie B. La stagione del Crotone è terminata da un po', ma anche se non ci sono partite e allenamenti come questi, in corso c'è un match molto complesso e delicato. Appare evidente che non sia un buon momento per il Crotone se si pensa che dopo la retrocessione la società si trova a fare i conti con quella che per certi versi potrebbe essere una diretta conseguenza, perché la squadra pitagorica potrebbe ritrovarsi senza il suo stadio. L'Tsushida infatti sorge in un'area archeologica e già 2 anni fa, all'indomani della promozione in Serie A, erano sorti problemi ed era stata infatti installata una tribuna mobile attraverso la quale è stato possibile raggiungere la capienza minima per la Serie A. La struttura ora, secondo la soprintendenza, dovrà essere disinstallata, il che significherebbe anche perdere spogliatoi e sala stampa e non solo gran parte della tribuna, quindi condizioni in cui sarebbe impossibile giocare un campionato come quello di Serie B. L'idea di società e amministrazione comunale è quella di realizzare il nuovo stadio in altra zona della città. Un'idea certamente giusta, ma per la realizzazione occorre un tempo non compatibile con l'incombere del prossimo campionato di Serie B, salvo proroghe che la soprintendenza al momento non sembra voler concedere. Bene, è tutto per questa puntata. Grazie come sempre per la cortese attenzione. L'appuntamento con Week Web ritorna sabato prossimo.